ragazzi del Mestix, Only Video Production, oggi ho davvero il piacere di presentarvi questa serie di chitarre Schecter C6 Deluxe della serie Diamond. Sono chitarre entry level, ma non per questo sono chitarre di basso livello, anzi sono rimasto super piacevolmente sorpreso perché sono chitarre economiche, stanno intonate in maniera maniacale, suonano molto molto bene e non hanno nessun tipo di problema. Vi dico già che ho 5 chitarre differenti, tutte quante settate perfettamente, non ho trovato nessun tipo di problema. Quindi andiamo adesso ad enunciare tutte quante le caratteristiche e poi andiamo a suonare insieme. Prima di iniziare il video però un doveroso grazie alla Gold Music che mi ha gentilmente fornito le chitarre per provarle qui e fare un video dedicato appunto alle chitarre. Come sempre il video sarà totalmente onesto, mie personali opinioni, nessuno mi ha detto come andare a gestire il video, come andare a riprendere, che cosa dire appunto nel video. Andiamo ad enunciare innanzitutto questo modello di chitarra, modello C6 Deluxe. Come vedete questi sono tutti i colori disponibili, abbiamo il bianco, viola, il colore verdino che poi è chiamato acqua, il colore blu metallizzato, questo è l'unico che è metallizzato, e poi abbiamo il colore nero. Tutte quante le finiture sono finiture satinate, opache, quindi un po' quella colorazione pastello, mentre la colorazione blu è l'unica che, se vedete dalla videocamera, è l'unica che è un pochettino metallizzato, quindi è un po' come se fosse uno sparkling, ma in realtà non è uno sparkling, è appunto un metallizzato. Molto molto bella questa finitura, a me piace davvero molto questa colorazione. I modelli che vi presento oggi sono quelli con ponte fisso, ponte tunomatiche con corde nascoste appunto nel body, ma c'è anche la versione con leva, quindi per chi vuole smanettare un po' con la leva al ponte mobile, c'è anche la versione con ponte mobile. Tutte le chitarre presentano la seguente configurazione: corpo in tiglio, manico in acero chiaro, costruzione bolt-on, quindi manico avvitato. Le meccaniche sono meccaniche Schecter, anche i pickup sono di proprietà Schecter, humbucker, Diamond Plus, 3-way switch, controllo di tono e controllo di volume, molto molto semplice. Tasti jumbo, 24 tasti, scala 25,5, tastiera come sempre in palissandro, e intarsi in dot, e sul retro vediamo la voluta. A me piace tantissimo la voluta, se anche a voi piace la voluta questo è sicuramente un ottimo modello. Chitarra molto leggera, molto bilanciata, e vi devo dire che appunto non ho trovato nessun tipo di difetto, è una chitarra molto molto bilanciata dal punto di vista del suono. I pickup sono anche abbastanza spinti, sono pickup normalissimi come un humbucker, praticamente hanno lo stesso volume della mia Gibson Les Paul, quindi pickup di tutto rispetto. La chitarra rimane intonata in maniera perfetta, non ho avuto nessun tipo di problema, la action è bassissima, quindi anche per shredder va benissimo. È una chitarra indicata per i principianti, ma non solo, perché, anzi, se i principianti iniziano con una chitarra del genere devono essere davvero molto molto fortunati, perché quando iniziai io con la mia prima chitarra era davvero orribile, avevo un action che era tipo un dito e quindi iniziare con una chitarra del genere è davvero ottimo. Prezzo super contenuto, siamo sui 400 euro e con una qualità davvero elevata. Una cosa mi sono dimenticato di dire, il capotasto è in grafite. Andiamo a sentire un po' come suonano i diversi pickup, quindi andiamo con un suono pulito. Mi sono preparato una piccola pedalboard, praticamente ho un compressore e una modulazione. Vado direttamente nel mio Marshall JVM 410, ho microfonato la mia cassa Medstix con i VGS Green Beret in questo momento, quindi coni della Warehouse, e in più sto utilizzando anche il Torpedo Captor X per avere un po' di stereofonia, quindi lo sentirete solo in stereo il Torpedo con il Twin Tracker. Andiamo a sentire un po' di suoni, partiamo con un bel pulito. Un po' di compressione. Quindi questo è il pickup al neck. Andiamo con i due pickup, quindi posizione centrale. Mm-hmm.
pick up al ponte. Aggiungiamo un pochettino di riverbero, un po' di modulazione, così andiamo a sentire un po' come si comporta la chitarra in una situazione da live normale. L'unica cosa che sento è che mi mancano un pochettino di basse frequenze con il pickup al manico. Sono abituato ai Classic 57 della Gibson, quindi lì ho un pochettino più, un po' di nasalità, ma ho anche un pochettino più di bassa frequenza. Invece qui mi manca un pochettino appunto quella bassa frequenza. Ok, questa è l'accordatura in standard. Andiamo a sentire un po' di suoni distorti. Andiamo magari su un crunch. Ok, io queste chitarre qua le vedo sia come colorazione, che è molto indicato per un pubblico giovanile, lo vedo molto su delle band punk, hard rock, lo vedo molto in quel genere lì. Thank you.
Sono molto squillanti, quindi hanno proprio un bel attacco. E rimane squillante anche il pickup al manico. Switcho la chitarra e vado su quella viola, perché questa, sono un attimo incasinato, questa l'ho settata in drop. Wow. Ok, ricapitolando, chitarra davvero economica ma di livello, indicata sia per principianti ma anche per chiunque, in realtà chiunque. Non ho trovato nessunissimo tipo di problema, davvero fattura ottima, mi è piaciuta davvero tantissimo perché rimane accordata bene, ha un bel sound, bello sferragliante e ha un feeling ottimo. Mi sono dimenticato di dirvi che il manico ha un profilo che viene descritto come thin C, quindi un profilo C fine. In realtà lo vedo anche molto simile, quasi come un D, quindi molto 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 fine. È davvero super confortevole, manico satinato, quindi velocissimo. Ragazzi, avete il link in descrizione per andare direttamente alla Gold Music per vedere tutte quante le specifiche tecniche,
e tutti quanti i modelli disponibili, sia ponte fisso che ponte mobile. Come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!